Si è svolta stamane all'Istituto di Istruzione Superiore Sacco a Sant'Arsenio la quinta edizione della giornata Telethon, un intero istituto in festa a favore della ricerca. Grande il lavoro degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado che rientrano nella reggenza del dirigente scolastico con Alberto Rossi, che con generosità, fantasia e tanta professionalità hanno dato il proprio contributo per favorire la raccolta di denaro che verrà donato all'Onlus Telethon per la ricerca scientifica contro le malattie genetiche. Grande soddisfazione per la riuscita dell'evento da parte del dirigente con Alberto Rossi, ideatore della giornata Pro Telethon. È una giornata che io ritengo importantissima, infatti da quando sono in questa scuola ho fatto di tutto affinché si realizzasse questa giornata Telethon, perché veramente la ricerca è importante dare a chi soffre un aiuto e la cosa più bella è che tutti sia i docenti che gli allievi sono veramente vicini a questa giornata Telethon e veramente ci credono profondamente. La cosa che mi fa piacere è che anche i bimbi della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola media sono presenti questa mattina. Veramente un momento di festa gioiosissima, perché insegniamo ai nostri allievi, dai più piccoli ai più grandi, l'importanza della disponibilità, l'importanza della partecipazione e poi veramente raccogliamo somme abbastanza ingenti per quanto riguarda da poi dare a Telethon, fare il versamento a Telethon. Quindi veramente siamo ben felici, io sono particolarmente soddisfatto. Ho chiamato varie scuole. Mi fa piacere ringraziare la Conad, il signor Biscotti in particolar modo, la pasticceria dell'Elia con Manfredi e la banca Montepruno di Rocigno con il dottore Albanese, che mi sono sempre vicino, e anche il signor Cardinale con dei prodotti che vengono venduti. Insomma, veramente ho partecipazione, ho armonia, vedo tutti coesi per uno scopo ben preciso, che è quello là di aiutare chi ha bisogno, e questo è quanto di più bello ci sia, perché molto spesso tante notizie, tante sofferenze ormai sembra quasi che come degli ignavi ci scivolano addosso, invece qui i ragazzi sono consapevoli di quello che stanno facendo, lo fanno con grande impegno, grande passione e direi una discreta professionalità.